scuso in anticipo per il rumore che sentirete, che è praticamente il venditore ambulante che sono 3 ore che sta girando intorno a casa mia, non so se significherà qualcosa. Ciao a tutte ragazze e bentornate sul canale! Mancano pochissimi giorni a Natale e sono sicura che qualcuno di voi ancora non ha acquistato qualche regaluccio, quindi sono qui per darvi qualche consiglio e qualche idea sui regali dell'ultimo minuto, soprattutto regali fai da te, in particolar modo cosmetici. Allora, partiamo subito. Se appunto vi siete dimenticate di qualche collega o qualche amica, potete preparare in casa dei regali molto molto carini, originali ed economici. Partiamo subito da un regalo molto utile e facilissimo da fare, che è il cosiddetto struccante bifasico. Allora, lo struccante bifasico è facilissimo da preparare in casa, perché vi occorrerà semplicemente dell'acqua demineralizzata, che è l'acqua che mettete praticamente nel ferro da stiro, e l'olio, un olio qualsiasi, può essere un olio, l'olio d'oliva, che è ottimo soprattutto per la pelle secca, oppure un olietto un po' più particolare, olio di mandorle dolci per esempio, se l'avete ovviamente in casa, deve essere naturale, come praticamente quello che potete trovare negli scaffali dei supermercati, che è quello dei provenzali, ecco, quello è molto buono, olio di jojoba, però tutti in casa abbiamo l'olio d'oliva. Quindi, scusate, la voce l'ho persa. Quindi praticamente prendete una boccettina da 100 ml, potete trovarlo nei negozi casalinghi per esempio, oppure da Epicasa, lo trovate anche da Tiger sicuramente, e mettete circa 80 ml di acqua, 20 ml di olio d'oliva e una goccia, ma proprio piccolissima ragazze, proprio una noce piccolissima di detergente per il viso, ovviamente bifasico, quindi la parte oleosa rimarrà sopra e la parte liquida sotto. Perché vi ho fatto mettere un po' di detergente? Perché aiuta a struccare meglio. Infatti negli struccanti bifasici c'è sempre una percentuale di tensioattivo, che è quella parte che fa schiuma, quindi una noce piccolissima non fa assolutamente male, anche perché e deve essere un detergente per il viso. Ovviamente una volta che si utilizza questo bifasico cercate anche di sciacquare il viso, e potete fare un pacchettino regalo con questo struccante bifasico, e magari se riuscite a trovare un contenitore ermetico di vetro ci potete mettere dentro i dischetti struccanti, quelli in cotone, fare un pacchettino e quindi regalare questo set alle vostre amiche o alle vostre colleghe. Una seconda idea è quella più gettonata, che è quella di regalare degli scrub corpo fatti in casa. Sarebbe carino regalare 3 tipologie di scrub corpo, magari uno scrub fatto al caffè anticellulite, che si prepara con del sale grosso, dello zucchero di canna, del caffè in polvere, possibilmente quello della moka che dovete gettare via, quindi recicliamo tutto, e del cacao amaro. Mescolate bene, questo è un ottimo scrub anticellulite. Potete regalarlo magari insieme ad uno scrub al miele, che ammorbidisce la pelle, fatto sempre con dello zucchero semolato, zucchero di canna, miele e olio d'oliva. Se volete anche qualche goccia di limone. E l'ultimo scrub, magari uno scrub più strong al bicarbonato, con del sale, bicarbonato di sodio, qualche goccia di limone e, per ammorbidire il tutto, olio e miele. Questi 3 scrub possono essere un'idea carina da mettere uno sopra l'altro se trovate dei contenitori tutti uguali, e impacchettarli con della carta trasparente e un nastro. Se avete la vasca, o sapete che la vostra amica o collega o parente ha una vasca e adora fare il bagno, potete regalargli dei sali da bagno e delle bath bomb. I sali da bagno si preparano semplicemente con del sale grosso. Potete utilizzare il sale dell'Himalaya, che è anche rosa, quindi è anche molto carino da vedere, del bicarbonato di sodio all'interno, e potreste mettere dei petali di lavanda, se riuscite a trovarli sicuramente in erboristeria ce l'hanno, che è molto rilassante,
e con questo avete creato i vostri sali da bagno e potete creare anche delle bath bomb, che sono quelle palline frizzanti che frizzano nell'acqua e fanno la schiuma. Avete presente quelli della Lush? Io vi ho fatto tantissime ricette al riguardo, vi lascio qui qualcosina così potete andare a sbirciare il procedimento, perché è comunque un po' lungo, semplice da fare però un po' più complicato da spiegare a parole, quindi mi raccomando andate a vedere il video che vi lascio qui. E infine, ultima idea regalo, potreste regalare del profumo fatto in casa. È semplice, basta avere sempre dell'acqua distillata, comprare al supermercato l'alcol, quello per gli alimenti, quello per fare i liquori, l'alcol a 96 gradi dovrebbe essere. E poi dovreste avere in casa degli oli essenziali. E di questo vi ho fatto un video, vi lascio anche qui magari il procedimento, ma è molto semplice, potete davvero sbizzarrirvi. Vi ho dato un sacco di idee, se volete io ne ho tantissime altre, ho fatto una playlist colma di idee fai da te, quindi vi lascio sempre qui la playlist dove troverete tutti i video, dove ci sono anche magari cosmetici un po' più articolati, se vi piace spignattare, se vi piace preparare queste cose in casa, avete tanti ingredienti, potete andare a dare uno sguardo lì. Io spero tanto che questo video comunque vi sia stato utile, vi abbia dato qualche idea per i regali di Natale dell'ultimo minuto, e io vi auguro innanzitutto un buon Natale e un felice anno nuovo, se non escono più video ma usciranno altri video. Comunque vi auguro tantissimi auguri, passate delle buonissime feste, mando un grossissimo bacio e ci vediamo prestissimo in un prossimo video. Ciao!